No, vabbè, lo sapevo che avrei combinato di nuovo un pasticcio e blues e tu eri con me e non mi hai detto niente, caspita. No, te credo, ma perché nel post nessuno mi dice che il volume non si sente o che ho sbagliato il microfono, no, nel post non c'è nessuno. E adesso mi accorgo che effettivamente chi guarda questo dice, ma cosa sta dicendo? Lo so, in realtà me lo chiedo anch'io, no, non è vero, mi ricordo quello che vi ho detto e che ci siamo detti. Cosa ci siamo detti? Beh, intanto c'era da rispondere, però devo dire che siete stati un po' monelli perché non avete risposto alla mia domanda che era se vedendo insomma qualcosa in TV, piuttosto che nello sport, piuttosto che nello spettacolo, qualcosa vi ha, diciamo, attratto particolarmente, se ne avete fatto di quello visto un hobby e se l'avete portato avanti, oppure se avete chiuso, diciamo così, la porta a questo hobby e rimane un bel ricordo. No, questo perché, insomma, sabato sono andata al concerto di un amico a Racconigi e, insomma, sul palco c'erano tre ex componenti dei Nomadi e devo dire che c'era anche lei, la bassista Elisa Minari, che quando l'ho vista ai tempi io effettivamente ho voluto imparare a suonare il basso, quindi è stata anche la mia fonte di ispirazione. Ma poi, come succede, insomma, nella vita ci sono tanti cambiamenti, c'è la famiglia, succedono un po' di cose, effettivamente poi le cose cambiano, quindi anche, diciamo così, gli hobby, nel mio caso ho dovuto chiudere la custodia del basso, ma è rimasto sicuramente un bel ricordo. In questo siete stati un po' monelli perché non mi avete risposto. Però avete colto la palla al balzo per guardare tutto quello che c'era attorno, perché insomma con questa webcam abbiamo girato un po' in tutto lo studio e dietro di me c'è quella famosa Barbie che era stata fatta per un evento e mi avete detto: ma perché non vesti la Barbie con i tuoi colori? Visto che ad esempio il viola è molto bello e mi ricorda ad esempio l'uva. Quindi la stagione autunnale. E io ho detto sì, beh, potrei vestirla, ma in realtà non la visto perché quella Barbie era per quell'evento. Dovrei chiedere alla signora che ha fatto la Barbie di fare anche i vestiti. Però quella signora stessa sta facendo me la Barbie, la sta facendo me nella mia persona con il bancone della radio davanti. Quindi allora potrei chiedere di fare qualche vestito in più in base ai miei cambi d'abito. Cambi d'abito che voi mi avete detto, dai, però sarebbe carino ogni, diciamo così, mese o comunque stagione scegliere dei colori che poi si abbinano a delle cose da mangiare, che siano verdura piuttosto che frutta. E qui è uscito fuori appunto il viola per il vino e quindi la vendemmia e l'uva. E poi mi avete detto: ah, però tra un po' c'è anche il color marrone che abbiniamo alle castagne. Vero, vero. E poi è uscito fuori addirittura a dicembre, questo non lo sapevo, che potevo vestirmi di color verde scuro, quindi verdone, perché è l'epoca del cavolo cappuccio. Vabbè, insomma, devo dire che quando siamo insieme tirate fuori veramente tante cose strane, anche particolari, come l'abbinamento, ad esempio, castagne a un, diciamo così, a un evento che capita durante l'anno. Le castagne, beh, io le abbino ad esempio ad Halloween perché mi sono ricordata che con i miei nonni il 1° novembre ci trovavamo sempre per dire il rosario, le preghiere per ricordare le persone care che non erano più con noi e poi si mangiavano le castagne. A me invece qualcuno di voi mi ha detto che le castagne le abbina a Natale, ma no, non si può abbinare la castagna a Natale. Per me il Natale è Pandoro e Panettone, però capisco anche che a seconda, insomma, delle usanze dei paesi, quindi paese che vai, usanza che trovi, effettivamente ognuno poi ci mette un po' quello che vuole e mangia e festeggia un po' quello che vuole. Ma voi non avete idea, non avete idea perché ad un certo punto abbiamo parlato anche di una storia, sapete che, insomma, ogni tanto vi faccio sentire anche delle canzoni così. Abbiamo parlato anche di una storia legata sempre ai nomadi, visto che, insomma, io appassionata da tantissimi anni, una storia che ho trovato e che racconta, come i 20 anni passano e quando si ha 20 anni si è tutti un pochettino più gioiosi, più allegri, insomma, non si pensa a quello che succederà il domani.
In realtà poi si cresce, quindi tutto cambia e sarebbe bello tornare ad avere 20 anni. E l'avevo trovato nel disco Nomadi Contro, che mi sono dimenticata nel post anche di spiegarvelo, comunque forse ve l'ho fatto vedere velocemente, perché all'interno c'è una canzone che ho passato, Marinaio di 20 anni, che racconta la storia dell'olandese volante. L'olandese volante che va, e questo vegliero che è diventato, insomma, fantasma, che non riesce più a ritornare a terra e in qualche modo è costretto a navigare, ma solo nell'oscurità, e i pirati che sono su questo vascello diventano anche loro fantasmi e cercano di comunicare con il mondo esterno, ma non ce la fanno. Ma guardate qui, cioè anche a casa però effettivamente io l'ho detto che ero amante dei Nomadi, nel senso che li seguo da tantissimi anni, ho veramente tutta la discografia che non l'ho portato a casa dalla radio, ma in realtà ce l'ho anch'io, lo stesso CD e non solo quello. Va bene, non mi resta che dirvi che cosa. Questo è stato un po' il sunto delle puntate nel mio pasticcio, ma il pasticcio è anche bello, mi piace. Bruce Baldo era con me questa mattina ed è con me anche questa sera. Sono in versione molto casalinga, ormai quasi notturna, per cui vi saluto, vi mando un bacio, e la prossima volta cercherò di fare più attenzione e controllare che il microfono sia quello giusto. Assolutamente sì. Un bacio, alla prossima. Grazie. Ah, tra l'altro vi avevo anche ricordato dove seguirmi, quindi martedì mattina nelle nostre dirette su Patreon, Simona, Sono Solo Radio, o scrivermi a emma.calibuno@libero.it, che sono lenta a rispondere, ma assolutamente rispondo. E naturalmente, perché i pasticci non finiscono mai, sembra che io me li attiri, mentre montavo questo, stavo guardando, stavo capendo cosa dire, ecco, mi si è rotta anche la spallina e quindi dovrò cucire anche la spallina. Vabbè, direi che con questo è tutto, alla prossima. Ciao!